Buonasera Elvira Dores. Buonasera. Scrittrice, se c'è una cosa che accomuna tanti dei tuoi libri è proprio questa lotta contro un silenzio, cioè la scrittura che deve rompere il silenzio. L'hai fatto in libri molto vecchi come Il sole bruciato, fino all'ultimo tuo libro La breve vita di Luca Santana. Il silenzio, prima di tutto, è parte integra di me perché faccio la scrittrice, appunto. Senza il silenzio non potrei pensare, non potrei scrivere. Nei libri ho cercato di raccontare persone di cui in genere non vogliamo guardarle, non vogliamo sapere di loro. Mi è interessato il buio perché le luci sono belle da guardare, ma trovare la luce nel buio è ancora più bello e per me è quasi un'ossessione. E personalmente sono legata al silenzio perché io sono nata e cresciuta in Albania per i primi 28 anni della mia vita, per cui noi eravamo un popolo silenzioso. Io sono cresciuta con l'ammonito del mio padre ogni mattina: attenta a quello che dici. Da bambino tu nasci, cresci con quel attento a quello che dici fuori casa. Per cui sì, una bambina silenziosa, anche per come ero fatta, ma poi in un certo momento, verso i 15-16 anni, mi sono chiesta: ma perché non bisogna parlare? Quindi che silenzio? Ecco, ti faccio una domanda. Di quale silenzio parliamo oggi? Perché sono tantissime sfaccettature del silenzio. Infatti, anche da quello che dicevi tu prima, della tua attenzione verso i margini, verso quel buio, quale ti pesa di più di silenzio? Il silenzio di chi sta sotto le luci e non parla di quello che sta nel buio, o il silenzio di quello che avrebbe una voce ma non può dirla? Entrambe, ma soprattutto mi duole il silenzio indifferente. Chi non vuol vedere, chi non vuol raccontare. Dare voce a quel tipo di silenzio di una parte dell'umanità mi è sempre interessato molto. E per esempio nel tuo ultimo libro dai voce, racconti in una storia collettiva, poi c'è un protagonista, a chi sta nel braccio della morte negli Stati Uniti, un immigrato, un giovane immigrato, per questa legge controversa, la legge delle bande, per cui uno può essere accusato di omicidio anche se non l'ha fatto soltanto perché è affiliato a una banda. Tu li hai conosciute queste persone anche perché prima hai fatto un documentario e questa persona ad un certo punto, tu racconti, ti ha detto: ti ricorderai di me. Io faccio fatica a parlare di questo libro perché era diventato... Ancora adesso, Sì, sì, è stato... mi ha segnato molto. E allora, ecco, l'ho lasciato lì la storia, ma mi mangiava dentro. L'ho portato dappertutto, non riuscivo a staccarmelo. In un certo senso, dico, l'ho scritto, l'ho lasciato, l'ho ripreso in mano, l'ho stropicciato, ho lavorato su altre storie che covavo dentro, eppure sono ritornato. Dovevo scriverlo. Quindi oggi mi fa, più di altri libri, questo libro mi procura ancora dolore. Emozione e dolore nello stesso tempo. Tra l'altro questa emozione e questo dolore non è soltanto per il protagonista in sé, perché tu riesci a raccontare anche il mondo attorno. C'è una galassia di personaggi femminili, per esempio, nel tuo libro che sta attorno a questa persona, i familiari. Forse quella che mi ha colpito di più è la sorellina Maya, sì. Una che è costretta dalla famiglia a dire: di che sei figlia unica, perché sennò rimani isolato, non dire che hai un fratello, sì, che è in carcere nelle braccia della morte. E lì è un'educazione al silenzio per non essere isolata, e lei ha la forza invece, perché anche Martin Luther King ha detto che ogni tanto rimanere in silenzio è un tradimento, lei, certo, non tradisce suo fratello. Questa è la nuova generazione dei giovani ragazzi texani, oggi non soltanto nel Texas. C'è un intero movimento, Kids Against Death Penalty, e quindi le ho viste. Questi giovani ragazzi e ragazze li ho visti. Spesso hanno preso loro il coraggio di dire ai genitori basta adesso, perché comunque c'è un pregiudizio enorme. Per le famiglie è un inferno. Io ho voluto raccontare, addirittura a volte è più infernale per le famiglie, per chi li accompagna per molti anni, per le ragazze, le loro fidanzate o le loro giovani mogli, le madri, appunto le sorelle e i fratelli. Loro vivono in questo cerchio infernale.
E allora sì, ho voluto raccontare quel tipo di umanità, quel tipo di mondo che spesso poi nei titoli dei giornali sono numeri. E poi la solitudine di questi destini. Un destino, questo legato al silenzio, l'hai detto anche tu prima, che ti prende dalla vita, dalla tua esperienza biografica, dal tuo viaggio, l'uscita dall'Albania, ma alla fine è un tabù questo, dove il silenzio diventa una crosta che bisogna far saltare. Non saprei dirti. Rompere per me è il contrario. Si parla talmente tanto, c'è un rumore talmente grande che io vedo in me stessa, sono una buona parlatrice, ma in gruppi piccoli. Ecco, io in un gruppo grande non funziona. Non funziona. E soprattutto c'è talmente tanto rumore che più il mondo urla e più mi chiudo. Mi chiudo, non ce la faccio. È un inquinamento acustico che parli dalla parola detta, pronunciata, o quella della tastiera. Si urla con la tastiera, si scrive a volte in maiuscolo, dico per carità, allora metto 100.000 filtri, altrimenti non potrei scrivere. Quindi il silenzio dipende dal contesto, qua può essere anche una forma di resistenza. Sì, esatto, esatto. Soprattutto per me personalmente. C'era una citazione di un bravissimo scrittore ceco del secolo scorso, inizio del secolo scorso, il Karel Čapek, che dice: immaginate un po' quanto silenzio sarebbe stato nel mondo se ognuno parlasse soltanto di ciò che sa. Ecco. Non so se ho risposto, ma... Mi sembra perfetta anche come chiusa. Grazie mille, Elvira Donnes, per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie.